Ciao a tutti amici, sono il Custo e rieccoci con una nuovissima serie su Hearts of Iron. Quest'oggi giochiamo con l'Albania. Mi era stata richiesta nei commenti e quindi iniziamo, perché no? Sarebbe interessante vedere di sopravvivere. Allora, non mi sembra ottima la situazione. Abbiamo una divisione. Di cosa? Troppo potente. Troppo grande come divisione. La dobbiamo sistemare. Ok. Prendiamo. Abbiamo feldmaresciallo. Sì, abbiamo solo un feldmaresciallo. Non abbiamo generali. Ok. Ottimo. Intanto tu allenati finché puoi. Focus. Ah, il focus default. Ah, political power. Qua engineering. E andiamo di industria. Come produzione facciamo che... problema. Non abbiamo industria. Ok, togliamo e facciamo soltanto i fortini. Ok, facciamo solo forti perché tanto non ci riescono a invadere. Non ci riescono a invadere, ragazzi. Ok, a posto. Possiamo partire. Sarà una sfida molto molto impegnativa. Ma molto impegnativa. Abbiamo poca popolazione. Qua come siamo messi? Volunteer only. Ok. Ok, la casa di Zogu. King Zog. Political power. Allora, stavo pensando, io andrei comunista. Secondo me mi conviene andare comunista, vediamo. Internationalism ci dà comunismo, political power e foreign subversive activities. Ok, stability più 5 e political power. Recovery rate e political power, mamma mia, solo political power mi dà. Ok, ideological fanaticism, niente che ci dà political power. Intanto l'Italia annette l'Aussa. Ok. Come risorse cosa abbiamo? Abbiamo alluminio e un po' di cromo. E basta. Ah, abbiamo anche un po' di olio. Ah, export focus. Stiamo buttando via tutto. Intanto io mi mangio una clementina. Non so se si vede bene. Ok, clementina. Political effort. Fatto. Industrial. Industrial perché ci servono le fabbriche dopo. Qua, popular figurehead, prince of terror, ci dà manpower, questo non core manpower, però in teoria siamo tutto Albania, quindi non dovrebbe cambiare molto. Facciamo questo, industrial concern, o concern. Qua mettiamo tutto su reinforcement. E modifichiamo. Ok. Facciamo construction. Construction. Qua ti do defensive and doctrine. Ok. E... reinforce rate. Sì. Buono. Sono contento. Qua mettiamo subito qualcuno. Army defense. Ah, ci serve 20. Perfetto. Perfetto.
così ci danno esperienza. Gate empty. Infantry division. Ok, e iniziamo. Intanto, basic machine tools fatto. Improved machine tools. Sì, ci tocca. Stiamo producendo qualcosa, stiamo producendo armi. Ok. Industrial effort fatto. Construction. Così ci muoviamo con la fortificazione dei nostri porti. Abbiamo uno, due porti. Sì, soltanto due porti, ok. Io direi facciamo una base su tutto, ma questi due saranno quelli più pompati. Ok. Abbiamo altre experience. Modifichiamo ancora. E cambiamo un nome. No, facciamo solo fanteria costiera. Ok. Perfetto. Poi abbiamo un sacco di experience in più. Ok, salviamo. Ora, questa divisione cambia template, fanteria costiera. Boom, ci ha liberato un sacco di popolazioni in più e ne facciamo altre. Due. A Tirana. Ok. Carino. Facciamone un'altra, magari. Tu allenati quanto ti puoi allenare. Construction effort fatto. Facciamo armament. Facciamo uno e uno. Ecco qua, due fabbriche. Qua ferrovie ne abbiamo? Sì, abbiamo i treni sbloccati. No, i treni non li abbiamo, però abbiamo le ferrovie, a caso, proprio a casissimo. Non abbiamo territori occupati, quindi per adesso non dobbiamo pensare a creare la divisione di suppression. Ok, ce ne manca un pochino di manpower, ma neanche troppa. Vediamo quanto. Ah no, non ce lo dice perché sono soltanto quelli assegnati, cioè quelli già sul campo. Construction non ho fatto. Facciamo concentrated industry. Concentrated perché ho paura, ho paurissima. No, devo fare dispersed. Dovevo fare dispersed. Cambiamo subito. No. Ho sbagliato. Ci perdiamo il bonus. Che vuoi farci? Sono stato un po' troppo avventato. Qua, partial mobilization. Bono. Che adesso non ci dà nessun benefit. Perché stiamo usando tutte le fabbriche che abbiamo praticamente. Armament effort fatto. Facciamo anche in army effort. Ok, e ora siamo anche sul plus di armi. Qua ci manca manpower. Ok, tu ti becchi questo. E difendete soltanto i porti. Buono. Dopo posso mettere sul limited conscription dopo. Ottimo. Devo ricercare anche il come si chiama. Tu intanto deployati.
e ti alleni. Devo ricercare l'engineer perché mi dà entrenchment, mi dà trinceramento. Quindi, dato che siamo in positivo con le armi, iniziamo a produrre support equipment. Qua assegniamo questa, l'industria. E vai sotto. Machine tools ricercato, ricerchiamo construction. Ok, si stanno allenando tutti, perfetto. Ci manca 1000 di manpower. O forse anche di meno, in teoria. Army effort fatto. Construction ancora. Qua. Cosa mi conviene? Forse mobile warfare. Per poi andare qua sul manpower. O di qua sul Mass Assault, però non so, non penso. Non saprei proprio. No, andiamo a Mass Assault. Ci metteremo un po', però andiamo a Mass Assault perché magari dopo sistemiamo il nostro esercito o otteniamo popolazione catturando altro terreno. Avrei dovuto fare Military Theorist prima. Vabbè, non ci ho pensato. Cambiamo il tipo di conscription. O andiamo. Stability anche mi piacerebbe. Sì, mettiamo Stability prima. Qua abbiamo finito di costruire. E potenziamo ancora i forti. Ok, construction effort fatto, armament effort ora. Abbiamo tre fabbriche militari. Ah, consumer goods ce ne toglie una. Ok, dispersed industry o iniziamo a potenziare l'esercito? No, potenziamo l'esercito. Potenziamo l'esercito, se no rimaniamo un po' indietro. Ora, officers, ce ne serve una. Chi mettiamo? Tanto uno vale l'altro. Qual è il ritratto che mi piace di più? Questo. Possiamo andare volontari? Che magari si fanno un po' di esperienza. Send volunteers? No, non posso farlo. Niente, allora ci prendiamo un officer a caso. Così poi al massimo lo iniziamo a livellare dopo. Promosso. Max entrenchment più uno, ottimo. Ok, e ora abbiamo anche un generale. Perfetto. Diamolo alle armi, l'altra fabbrica, appena la facciamo. E poi qua cambiamo subito e mettiamo limited conscription. Così possiamo magari allenare delle altre truppe. Proviamo 1, 2, 3, 4, 5. 5 province al confine col mare. Sì, e noi abbiamo 4 divisioni. Armament effort ancora. E la mettiamo qua.
quanto guadagniamo? 1.2. Ok. Construction fatto. Facciamo anche Dispersed Industry 2. Così abbassiamo la vulnerabilità. Dovrei ricercare... Allora, l'artiglieria non so se l'ho già ricercata. No, infatti. Devo cercare l'artiglieria e poi antiaerea. Devo fare un sacco di cose con l'Albania. È un po' complessa la situazione. Allora, il mio obiettivo è difendere la costa, perché per prendere l'Albania prima... Cioè, se non fanno la decisione, io dico di no alla richiesta italiana, non succede niente. Mi attaccano al massimo, ma mi devono invadere via mare. Per invadere la Grecia devono andare sempre via mare. Per invadere la Jugoslavia possono partire da Zara e da Trieste. E quindi in caso si devono fare tutta la Jugoslavia per poi venire in Albania. E in quel caso io sono morto praticamente. Perché se no devo fare forti anche lungo tutto qua. O magari perdo Skoder e tengo Durazzo, Tirana e Korce. È da vedere. Ok, support weapons fatto. Facciamo Engineer Company. Qua intanto defense. Buono. E limited conscription. Ora, collectivist ethos. Giappone dichiara la guerra alla Cina. Tu allenati. Ora sta riguadagnando popolazione, quindi perde l'allenamento che aveva fatto, perché entrano i tizi che non si sono mai allenati praticamente. Detto in parole povere, povere, povere. '99, a posto. Ora sto guadagnando anche popolazione. Mettiamo un'altra divisione in allenamento. Mettiamo sempre Tirana. E sempre... Ok, perfetto, l'ha selezionato da solo. Lì intanto i forti si stanno creando. Buono. Ok, di quanto manpower hanno bisogno? Ah, non ho già preso tutto, ok. Dove l'ha preso che ce ne avevo 1000 prima di manpower? Boh, a caso. Va bene, non mi faccio domande. Per quanto manca per l'engineer? 50 giorni. Ok. Ah, già che ci siamo, allora mettiamo un'altra unità. Pian piano si prenderà il manpower di cui ha bisogno. Infatti sta già salendo già oltre la metà. Ottimo, ottimo, ottimo. Ok, collectivist ethos fatto. Internazionalismo. No, andiamo fascisti, ragazzi. Andiamo fascisti. Ok, perché qua abbiamo un militarismo che ci dà popolazione. E military youth ci dà ancora popolazione. Sì, andiamo fascisti. Purtroppo ci tocca. Ci tocca dal profondo del cuore. Qua hai già fatto due forti. Potenziamo anche Durazzo. Qua concealment. E poi facciamo army regrouping. Le due divisioni sono piene di manpower. Ottimo. Ed è finito il tempo per questa puntata. Allora, le nostre difese stanno salendo. Sono contento. Sta andando come la campagna con la Danimarca.
Ora vediamo di potenziare mettendo la radio e poi il. O il mechanical computing prima. Sì, facciamo il mechanical computing prima. Ora andiamo avanti con la dottrina militare. E niente, noi ci vediamo al prossimo episodio. Al prossimo episodio e bella!